Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Eccomi qua, sistemata, pronta per uscire, raga, finalmente. Qui c'è anche Giordano. Ciao amici. Ma sono con questo qui in mano perché siamo per fare una cosa bellissima. Indovinate? A lista della spesa. Wow, via, facciamo sta lista e poi pronti per uscire. Ok ragazzi, lista fatta, adesso voglio farvi vedere un giacchettino che comprai da Telly Whale, che però non mi sono ancora mai messa, ed è questo qua. Oh mio Dio, aspettate, vi faccio vedere bene. È questo qui. Diciamo che non è stile mio, questi tipi di giacchetti così, però dai, ci sta anche per cambiare dal classico giacchetto nero. Molto carino. Mi sono munita di forbici perché già sapevo che c'era ancora l'etichetta. Olle. E questa è la prima volta che lo indosso. Ok. Bellissimo. Molto molto grazioso comunque, guarda qua. Bello, elegante. Bello? Carino, vero? Elegante, giovanile, caldo, carino, bello, mi piace. Che vuol dire giovanile? È giovanile, non è una cosa da vecchio. Ora questi colori sono un po'... Ora vi faccio vedere. Eccomi qua. Che poi in questo momento ho tutto Telly Whale addosso. Possiamo andare? Sono bella. Sono bella? Sono contenta. Sì, possiamo andare? Bella. Possiamo andare? No. Andiamo. E finalmente, regà. Siamo usciti di casa. Da quant'è dove avete questa inquadratura? Mamma mia. Dentro la macchina. Che spettacolo. Ne avevo però, più. Però aspettate che uscissimo perché sta piovendo. Mo obbligo. Maschietta. Maschietta, raga. Come conosci, come ci conosci bene. Per forza, perché non si affa in giretto. Ne avevo più e sta dentro casa. Bella passeggiatina e poi spesa e compere. Andiamo a comprare un po' di cosine. Sì, meglio che la tengo in mano. E poi che non ridevamo tanto nell'altro vlog, parlo anche di te, mi metto schifo alla fine. Eccole qua, l'unghiette. Questa era la mano incriminata. Vedete che da lontano, essendosi puliti tutti i contorni, alla fine è accettabile, dai. Non è accettabile che se te li metti a guardare così, mamma mia, confronto andassela a fa, però alla fine non si nota. Sono e poi un'altra cosa,
sono durate, cioè stanno a durare. Però l'ultima volta me le so fatte, me le so durate un giorno perché sono subito sticchiate. Invece questo ha preso bene. Meno sono male, contenta, sono contenta. Mi piace quando mi riescono le cose, soprattutto da sola. C'è più soddisfazione. E noi adesso ci facciamo questa passeggiata e ci aggiorniamo dopo. E noi ci siamo fermati a prenderci le pizzette. Delle pizzette buone. Questo stavolta non perché siamo maiali, beh, un pochetto sì, ma perché sono buoni. Sono le 3:30 e noi non abbiamo completamente pranzato. Abbiamo fatto stamattina colazione alle 11:40, perciò stiamo con un bicchiere di latte e biscotti. Ci siamo svegliati veramente tanto tanto tardi perché io non riesco più a dormire. E mi sono dovuta prendere il sonnifero. E ho dormito, raga, quanto ho dormito bene. Beh, quei pasticchetti si dormono. E non ho avuto la necessità di mangiare. Però. Però fame. No, no, io non ho fame, però ha più gola. Questa è più gola. Mamma! Eccoci qua, ritornati, ritornati. Anche se per voi non è cambiato niente. Però noi nel frattempo abbiamo fatti i giretti. Poi siamo venuti shopping, molto bello, sono soddisfatta, sono contenta e dopo vi farò vedere le cose. Abbiamo fatto la spesuccia, adesso andiamo in farmacia perché il dottore mi ha prescritto un farmaco per dormire, perché ragazzi non riesco a dormire. Ho comunque preso la camomilla, la melatonina, non mi ha fatto mai niente, però va bene, una cosa in più. E poi penso di andarsene a casa, mo. Sì. E siamo contenti, siamo contenti perché oggi abbiamo messo un pochetto il muso fuori casa. Ci è andata proprio male oggi, ci è andata veramente tanto male. Perché nonostante noi fossimo usciti, perché abbiamo questi 2 giorni da gialli, nel senso, da gialli, se oggi ci diamo i colori gialli, ha piovuto dall'inizio alla fine, che adesso è buio pesto e sono 6:30. Non siamo manco potuti uscire dalla macchina a farci una bella passeggiata. Ah! Oh. Mamma mia, raga, sto proprio male, non so cosa ho, mi si attappano le orecchie. Vabbè, comunque siamo ritornati a casa, silenzio, pace, spettacolo, perché in giro ovviamente ci sta un casino. Vi faccio vedere velocemente la spesa che abbiamo fatto e abbiamo preso biscotti, pasta, un bagnoschiuma a caso, buono, manco l'avevo odorato stranamente, perché di solito io queste robe non le prendo al Conad ma al Mauris, però abbiamo preso tutto lì e via. Poi salsicce, le sake bon che mi farò io questa sera, mentre Giordano si mangerà dei petti di pollo, degli cosci di pollo fatti già ieri sera, me ne sono avanzati. Poi insalata, piadina, pacchetto di Fonsis, dei mandarini nel quale uno già ci si è spaccato e ha cominciato a sgocciolare, vabbè. Poi pan carré, come vi dicevo la camomilla per dormire, che non riesco più a dormire, che non so il perché. Prima dormivo una favola, qualsiasi cosa accadeva, pure se c'avevo l'ansia, io dormivo sempre. È un mesetto che non riesco più a dormire. Poi ci siamo presi questa qui, arancia rossa. Io non ci faccio con queste cose, come questo, come il succo di frutta che ho preso. Non è il nostro solito berli perché so che contengono tanti zuccheri, però giusto per pasta, uova. Questi sono girello a fette. Questi anche sono molto buoni. Come vi ho detto prima, succhi, questi qui alla banana e alla mela sono spettacolari, formaggini e poi infine la nostra magnifica Sprite. E basta, questa era la nostra mini spesa, anche perché tra una settimana ci dobbiamo riandare a fare proprio lo spesone. Poi mi sono spostata di qua,
perché vi faccio vedere gli acquisti che abbiamo fatto io e Giordano. Allora, da Tally Whale mi sono presa questo paio di jeans molto molto carini, di questo colore blu, cioè più sul blu, e così non li avevo di questo colore perché ce l'ho quasi tutti chiari. Poi sempre per me e sempre da Tally Whale ho preso quest'altro jeans, sono di quelli che vanno adesso larghi e finiscono così. Questi l'ho preso un po' più particolari anche per cambiare, per far vedere che te cambi il jeans, perché ad oggi fanno sempre tutti uguali sti jeans. E questo è con le borchettine o brillantini, che so, secondo te? Ah, tutte e due, strass. Giordano dice strass, lui se ne intende di più di queste cose. E poi sono tutti strappati, sono fatti così, molto molto carini. Anche questi me ne sono già provati. Poi acquisti un po' più belli, no è vero. Poi abbiamo preso questo in farmacia, che questo qui ci è costato di tutto quello che abbiamo comprato, ma veramente, più anche di questa roba che vi faccio vedere della fila. Vabbè, stendiamo un velo pietoso, mi suggeriscono dietro le quinte. Poi Giordano, faccio vedere io o fai vedere tu? Fa vedere. Allora, qui passiamo parte uomo, un maglione, però è un bel maglione, e Giordano si è fatto questo qui della fila, molto molto carino, con questi colori che vanno dal blu, bianco, rosso. Bello, mi piace. Bello, mi piace anche a me. Mi è piaciuto talmente tanto anche a me che purtroppo non ho trovato simile a quello però da donna, ma meglio così, perché ogni volta che ci compriamo questi tipi di maglioni dell'Adidas, della Nike, andiamo in giro come due gemellini. Infatti dai copertine e cose di sto canale si può vedere, però lì l'abbiamo fatta apposta. Però sono presa anch'io della fila, però di un altro colore, cioè l'unico che c'era, ma anche devo dire che è spettacolare, è questa qua, sempre dei miei soliti colori, nero, bianco e grigio, molto carina questa, e con il cappuccio. Ovviamente queste due stavano in sconto, perché ad oggi ci stanno i sconti. Questa l'abbiamo pagata, se vi può interessare magari anche dalle vostre parti, è così, costava 65 euro, col 50% l'ho pagata 32,50. E questa di Giordano non ve l'ho detto, ora ve lo dico. Questa uguale, stava a 65, con il 50% 32,50. E calcolate che le medicine sono venute molto di più di questi due maglioni. E niente, raga, questi sono stati i nostri acquisti. Vieni qua a salutare, dai, su. Eccomi. Eccolo. E niente, oggi noi siamo stati un pochetto con l'umore, diciamo, sì, alto. migliore. Dai, migliore, perché siamo una boccata d'aria, non è tanto per lo shopping, ma già la il boccata d'aria, uscire fuori casa. A noi ci mancava tanto andare in giro con la macchina, sì, cosa che abbiamo fatto. Siamo proprio macchina dipendente. Ragazzi, mentre voi vedete questo video, se Giordano ce la fa, è il giorno stesso. Sì. Cioè, voi state vedendo questo video e è la giornata di oggi stesso. Due ore fa praticamente. Se Dio vuole. Vediamo se ci riusciamo. Perciò chiudiamo qui questo video. Vi mandiamo un grosso bacio. Vi ringraziamo perché vi state iscrivendo, state guardando i nostri video. Perciò concludiamo qui questo video, per fare in modo che ce la facciamo con i tempi, perché già sono le 7:10. E niente, vi ringraziamo perché vi state iscrivendo al canale. Vi ringraziamo perché ci seguite. E per il supporto, per la presenza. E ci vediamo al prossimo video ragazzi. Un bacione, che sarà domani, forse domani rivloggerò, perché dobbiamo fare altri giri. Vediamo se riusciamo anche a farci una bella passeggiata. Ciao.